Allora, Coco, ecco te il tuo pezzo mancante. Aspetta che attacchi l'unità di fusione, saremo pronti a rombare. Bel lavoro, fratello. Dai, via la corsa, così andiamo Bella, a battere fratello. Qualche buono a nulla. Ah, Gesù. È di qua. La macchina rosa. L'auto di Coco è sbloccata. Poi, Engine, adesso tocca a te. Che meraviglia! Roba così la si vede solo in sogno. Lo so. Si sogna il plutonio tutte le notti, come faccio io? Oh, grazie, signor Crash. Signor davvero? Crash. Ecco, le tue preziose monete. Grazie. Ah, mi ha anche pagato? Però eccola finalmente qua, una delle auto migliori che possiamo avere. Non esteticamente parlo proprio di arma, diciamo. Non ho capito se mi ha anche pagato o meno, perché le auto di Engine, come vi ho detto, sparano missili e i missili sono tanta roba. Non so se le auto di Crunch siano meglio di quelle di Engine, ma mi piacciono entrambe. Mi piacciono veramente entrambe. E ecco anche Nina. Oh, adesso sì che si ragiona. Non ci è voluto poi così tanto a convincerti a fare ciò che voglio. Ecco il tuo cristallo e ci vediamo in pista. Certo, grazie. È quella forma di organo? Sì, è quella forma di organo, che non è neanche orribile esteticamente, anzi ci sta anche, molto bellina. Brum brum. E abbiamo già sbloccato tutte le auto disponibili fino ad ora. Tutte le auto del gruppo 1 sbloccate, le missioni del gruppo 2 disponibili, monete di casse frappe... Oh, fantastico, grazie. È il momento di andare a rifarmare i soldi. Ok, va bene, devo dire che abbiamo farmato anche più del necessario, forse. Non è vero, più soldi abbiamo meglio è. Non esiste il concetto di più del necessario, più soldi hai meglio è in questo gioco. Allora, vediamo il pollo, cos'è che vuole per darci la macchina a noi. Il vecchio Stew ha bisogno del tuo aiuto, vedi? Stew si è messo di nuovo a correre per il pollaio e così qualche stupida gallinozza ha lasciato le sue uova dappertutto. Se non le recupero tutte, la mia signora mi fa a pezzettini. Vai a riprendermi quelle uova, ragazzo, saprò ricompensarti. Va bene, capo. In Happy Ever Faster, va bene, le cercherò le uova. Andiamo di nuovo per ordine, vediamo cosa vuole Coco. Ehi, fratellone, che fai? Combatti per la giusta causa? Vestito così. Beh, poi perché anch'io ho bisogno di aiuto. Sto cercando di far partire questa macchina nuova, ma mi manca qualcosa. Se trovi un buon modulatore di potenza, portamelo. Certo, tutto quello che vuoi. Poi vediamo invece cosa vuole Engino. Che strazio. Che dolore per Engine. Un fatto peggiore non esiste. Sentiamo. Bianco, perché non sono carino. Oh no. Ti prego, Crash, portami qualcosa che mi renda più bello. Io non posso più vivere così. Lo so, Engine, porello. Allora, portiamo il tutù da ballerina. Ehi, piccolo peluche, non è che un gentiluomo come peluche te vuole aiutare una bella ragazza? Certo. Cosa ci guadagno? Dovrei prenderlo come un sì, suppongo. La mia macchina sembra essere in panne. Qualcuno mi ha rubato l'avviatore. Se lo trovi, me lo riporti, vero? Certo, subito. Ma cosa sta facendo il vecchio? Dio mio, guardalo. Adesso scende. Che poi non so neanche come c'è salito là sopra. Allora, Crunch, cosa vuoi? Ehi, Crash, vieni ad aiutare Crunch. Ho Vuoi altri soldi? Voglio giocare ai videogiochi. Ma mi servono un sacco di monete. Vammele a prendere. Ovviamente. Cosa vuoi? 3.000 monete. Tutte tue. Voglio andare a casa. Oh yeah. Voglio andare a casa. Può scatenarsi ai videogiochi. Attenti, Crunch sta arrivando. Sai una cosa, Crash? La prossima volta che vuoi uscire con me, prendiamo la mia macchina nuova. E non correre con le forbici in mano.
bella, bella questa. Questa mi piace. Questa è proprio bella. Ok, vediamo, vediamo. Chi c'è poi? Cortex, vediamo cosa vuole in cambio. Oh, Crash! Coco mi ha chiesto di aggiustare questa macchina, ma manca una parte del motore. Coco gli ha chiesto. Se trovi degli ingranaggi di buona qualità, me li potresti portare? Certo, subito! Oh, bene! Tua sorella sarà proprio felice! Mi aspettavo una risata malvagia alla fine, però... In ogni caso, Ninuzza, cos'è che vuoi a sto giro? Ah, sei tu, Crash. Senti... Anche se non mi piace ammetterlo, ho bisogno di te. Ho visto una macchina bellissima, ma non ho tutti i soldi per comprarla. Senti, guarda cosa mi tocca fare. Devi trovarmi un lavoro. Guardati in giro e trovami un lavoro. Per favore. Oh, brava. Un abito da fast food. Va bene. Ehi, Crash, ti piace questa macchina, vero? Non so qual è, però forse sì. Forse posso dartela in cambio di tanti cetoni di parco. Tanti! Quante? 3.000 monete? Va bene, tanto stai per morire, voglio dire, i soldi ti serviranno ancora per poco. Ti sei dato da fare, Castorino, ya? Castorino! O qualunque specie tu sia. Io mi prendo monete e macchina è tua! Ora vai a correre in pista! Grazie, Von Klutsch. Non è bella, però ci serve averle tutte. Brum brum. È più bella quella di Crunch che abbiamo sbloccato, dai. Almeno su quello siamo d'accordo. Va bene, saliamo di sopra e attiviamo anche questo cristallo. Eccoci qua. Happily ever faster. Cin cin, charin cin. Cin cin, charin cin. Eccoci qua. Vediamo l'introduzione. Benvenuti a tutti in questa meravigliosa terra incantata, dove i nostri concorrenti sfideranno le putride forze dell'oscurità. Affronteranno la pista del fagiolo, la sfida del pneumatico e la spietata morte in velocità. Di seguito si esibirà. Eccoli lì, ingranaggi. Ehi, spero che la brutta addormentata sia carina e formosa come la descrivono nelle favole. Condivido il tuo pensiero. Ora battete i tacchi 3 volte e ripetete dopo di me. Io credo nella brutta addormentata. Io credo nella brutta addormentata. Io credo... Nella brutta addormentata. Allora... Dio mio... Non si tocca. Allora, con calma, prima di rompere. Prima di rompere tutte le casse. Qua ovviamente c'è la prova della gallina, ma aspettiamo un attimo prima di farla. Quanto me lo ricordavo. Corri! Ah! Ok. È passaggio segreto, però cacchio. Mi mangia via un sacco di tempo del potenziamento. La sfida è... Ok, perfetto. Allora, sbrigati. Ok, la pista numero 1 è andata. Vieni qua. Aia, no, sbrigati. Sbrigati. Ecco fatto. Me ne servono altre. Ok, dai, è qualcosa. Se vuole 1.000 monete la compriamo. Vendesi cristallo del potere. Cristallo di seconda mano, vendesi a ottime condizioni. Rubato dal mio capo e ora disponibile per tutti voi. Rubato al mio capo. Quanto vuoi? 1.000 monete. Ok, però... Ok, lo so che l'ho appena detto che lo compravamo subito, ma a questo punto aspettiamo un attimo, perché c'è il tizio che vende vestiti. Se il tizio che vende vestiti vende già quello per Nina o quello per Engine, compriamo prima quelli.
che sono un filo più importanti e ci sbloccano già subito la macchina. In ogni caso, qua, ok. Quanto se la ride Crash, però. Ehi, mangia questa. Gnom gnom gnom. Poverino. Poverino. Comunque. Allora, avevo visto. Ah, aspetta. Mi ricordavo che uscisse anche il teschio io. Vai. Allora, abbiamo poco tempo. E già qua avevo rotto tutte le casse più disponibili. No, quasi tutte. Ok, allora sbrigati. Ecco fatto. Che però, aspetta un secondo. In realtà non ci ho mai fatto caso, ma il frappè Wumpa non ti raddoppia le monete che prendi. Ti raddoppia tutte le monete in generale. O è un errore mio? Non ci ho fatto caso. Cioè, a me sembra che droppino più monete le casse, però non mi sembra che me lo raddoppia quello che prende. Però magari sto sbagliando io. Ah, Crash. Il pianoforte. Qua. Ok, qua c'è un'altra sequenza di morte. Però aspetta, 1, 2. Ok. Preso. Bravissimo, Crash. Ecco qua. A posto, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Di qua. Preso. Preso. No, sbrigati. Ah, stupido pinguino. Che eri troppo nascosto. Non riuscivo a prenderlo. Aspetta, allora. Ok, che calma. Preso. Ok, devo sbrigarmi. Calmo. Ho visto un altro frappè Wumpa da questa parte. Cosa finì? Dove finisco se vado di qua? Ok, mi ricordavo che lì c'era una scena di morte. Allora, intanto, ecco qua. Abbiamo trovato anche l'avviatore per patatina. Cosa vuoi tu per quel cristallo? Tu sei Crash, vero? Cerchi cristalli del potere, sì, vero? Sì, li cerco. Dunque, diciamo che io davo un sacco di soldi a della gente. Quindi io devo vendere questo cristallo. Mi taglio. Cose che da bambino probabilmente non capiresti. Lui ha un debito con della gente un po' pesante e quindi deve vendere questo cristallo. Cose che da bambino non penseresti mai potrebbero avere questo tipo di significato. Allora, 1, 2, 3. Ok, devo sbrigarmi. Dobbiamo risalire il più in fretta possibile. No, ecco. Porca puttana, questo frappè Wumpa l'ho sprecatissimo. L'ho sprecatissimo, ma proprio male, Dio mio. Per fortuna che c'è un altro qua, va. Preso. Ok, va bene. Dov'è il pinguino? Ecco fatto. No, allora, con calma. Dove devo andare? Ok, qua non devo romperle invece. Ecco fatto. Qua non dovevo romperle perché c'è la stanza del tesoro segreta.
Allora. Oh, qua c'è un cristallo. Ottimo. Ci sono anche le uova. Non c'è mica un frappe Wumpa da prendere qua? No, eh? Però ci sono un sacco di monete. Se ci fossimo sbrigati, probabilmente l'avremmo potuto fare col frappe Wumpa e avremmo guadagnato uno sfaccio di monete. Lo rifaremo dopo che avremo vinto la cosa della gallina. Lo faremo con quello, perché così in questa zonetta ci prendiamo un bel po' di soldi. Devo solo sbrigarmi su quello sicuramente. Ecco fatto. Allora scendi. Oh, una moneta. È andata. Dicevo, il cristallo. Eccolo qua, siamo a 10 cristalli. Preso col cavolo. Preso. Dammi tutte le monete che ne ho bisogno. Tiriamo giù la fatina. Au. Ecco. Allora, cosa vuoi tu? Ma tu sei quel tipo, Crash Bandicoot, vero? Sì, guarda, sono io. Qui ho un bel articolino da proporti. Questo vestitino rosa da ballerina, perfetto per qualsiasi umano o mutante. E lo puoi avere a un prezzo molto conveniente. Quanto? 1000 monete, va bene. Ben fatto, ragazzo. Ora qualche tuo amico fortunato sarà bello come un cigno con quel Ottimo. Meraviglioso tutù. Grazie. Che taglia hai di collo? Che taglia hai di collo? Allora, grazie, con calma, prima di proseguire. Guardiamo tutte le zone. Tra l'altro la canzoncina che c'era in sta zona non era neanche orribile, anzi era fatta benissimo. Con la principessa e il principe che cantano in sincro. Calmo. Come raggiungo quella zona? Saltando da lì, ok. Come prendo queste monete? Io pensavo che il pozzo mi avrebbe in qualche modo lanciato di sopra. È stata un'idea un po' barbina, me ne rendo conto. Grazie, la pista del fagiolo parlante. Allora, ecco qua, grazie. Allora, cosa vuoi qua per il cristallo? Ciao, 1000 monete? Amico, grazie per essere passato. Vuoi comprare qualcosa? Avanti, ne ho bisogno. Già sentita la voce. Se non compri niente da me. 1000 monete, ok. In questa zona sono tutti quanti 1000 monete per riuscire a comprare i cristalli, il che non mi dispiace comunque. Allora, 1, 2, ecco fatto. Dobbiamo fare attenzione in questa zona. Non so se quello sparisce o meno. Vabbè, ecco fatto. Quando è che appare? L'ho visto prima che è uscito, dai, non fare il bugiardo. Vabbè, in ogni caso. Allora, ecco qua. E siamo ritornati nella zona della gallina. Qua c'era qualcosa, no? C'era solo la zucca. Questo vuol dire che basta che faccio così. Ecco fatto. Riporta le uova a Stew. Va bene, Stew. Ti riporterò le ovette. Siamo a 2113 monete, il che comunque non è male. Tutta la zona rosa penso di averla ripulita per bene. Allora, intanto andiamo a prendere le monete di questa zona. Ecco, fatto. Qua abbiamo la zona delle acrobazie. Qua ci sono i minigiochi, però aspetta, prima di pensare a quello. Non mi ricordo come arrivo qua sopra e di conseguenza su quel cristallo al momento. Forse, dico forse, devo attivare prima qualche pulsante. Di là li abbiamo visti, quindi se non sbaglio il drago dovrebbe fare una cosa particolare. Esatto, ci ricaccia qua in fondo. Che tra l'altro, volessimo fare un attimo i pignoli, credo che già possiamo sbloccare il prossimo cristallo. Però non lo facciamo. Ce ne servono 10 e 10 ne abbiamo. Allora, fammi vedere, dovrebbe sbloccare. Ok, le edere. Non era quello che mi aspettavo. Mi dai il vestito per Nina, tu? Ehi, io della roba niente male per te. Guarda qui queste meraviglie. Tutta roba per agenti segreti. Portami un po' di quelle belle monete e ti darò un paio di questi aggeggi. Ok. Quindi è un vestito per me. Crash, agente, 1500 monete. Quante ne abbiamo? 2100.
Ok, potrei farlo, ma aspettiamo un attimo, è solo un costume alla fine. Me li sblocca tutti e due? Perfetto, me li ha sbloccati tutti. Ok, qua. Questo me lo ricordavo. Lo sapevo. Poverino. Problemi di denaro. Allora, calmi tutti. Io devo arrivare là sopra. Uccidiamo il pinguino. Ok, questo ha aperto uno shortcut. Vieni qua. Ecco, fatto. Così non dobbiamo continuamente fare tutto il percorso lungo per ritornare qui. Allora, come sono morto? Questo dovrebbe essere quello giusto. No, allora, calmi tutti. Prima di tutto prendiamo quest'ultima moneta. Poi forse dovrei da qui. Allora, dovrei riuscire ad arrivare qua sopra. Perfetto. Ecco qua. Ah, mi sta trasportando. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è uno shortcut? Non mi ricordo. Non penso addirittura, No, forse è davvero uno shortcut, Sì, perché si muovono tutti e due. Ok. Ah, ma c'era davvero il frappe Wumpa. Non l'avevo visto io. Mi sento così stupido. A parte che come lo raggiungevo? Come lo raggiungevo il frappe Wumpa? Credo che si entri da un altro lato. Beh, in ogni caso, credo di aver appena fregato il sistema. In ogni caso, non ho preso granché di monete. Quindi, l'uniche casse che sono rimaste sono queste qua. Ecco, fatto così, al prossimo giro, quando facciamo la sfida del pollo, tutto ciò che prenderemo sarà raddoppiato. In quella zona sono tante monete, ma veramente tante. Allora, mi manca solo quest'ultima zona qua sopra, che vabbè, c'è poca roba, ma là sopra c'è un cristallo. Cristallo che credo di aver appena capito come raggiungerlo. Dobbiamo usare lo shortcut che abbiamo attivato poco fa, che tra l'altro è questo qua. No, è addirittura un altro, ok. Quindi bastava solo aspettare un attimo. Quindi, prima di tutto, credo di essere appena stato fregato. Come ci salgo qua sopra? Devo arrivare fino a lì, ok, perfetto. Quindi, ecco qua. 2, 1, 2. Ecco qui, sono due casse, neanche troppo. 1, 2. E infine, ecco un altro cristallo. 11 cristalli, finalmente. Ora mi manca solo arrivare qua sopra. Non ci vedo la telecamera. Ok. Esci fuori, per favore. Ecco fatto, madonna mia. Proprio al pelo qua. Ok, grazie delle monete. Questo è uno shortcut? Credo di no. Credo sia solo l'ascensorino per arrivare fino a qua. No, forse è davvero uno shortcut. Anche non lo fosse, in ogni caso, ormai ci siamo. Ok, non c'è nient'altro qui, vero? Ok, 1, 2. Ecco qua. Credo che arriviamo a quell'altro cristallo da qui. Basta solo non cadere. Giusto? Madonna mia, con la telecamera che fa sti giri qua assurdi, è sempre un rischio qualsiasi cosa. Ecco qua. Vediamo. Genio della fuga, bersagli in caduta. Dobbiamo fare 10.000 punti e vinciamo 550 monete.
Allora, guadagna punti e proteggi il genio sparando alle scimmie dinamite che scendono con il paracadute. La partita termina quando restano meno di due geni. Controlli, muovi, ok, premi X per sparare. Ok. Pipidu, 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 du, du. Mi fa ridere che le bersagliamo con delle banane. No. Ah no, scherzavo, non sono banane, sono boomerang. Dobbiamo fare attenzione al moltiplicatore. Dobbiamo riuscire ad arrivare a 10.000 punti. Quindi non dobbiamo neanche sbagliare gli attacchi. Dai, scendete, forza. Ecco, fatto, dai. Forza scimmiette. Ce n'è un'altra? Ovviamente ce n'è sempre un'altra. Chissà quante ondate sono e chissà quanto inizieranno ad andare veloci. Eccole là. Per fortuna c'è l'automira una certa, per carità. Però da bambino sicuramente non era la cosa più semplice che potevi fare questi tipi di minigiochi. Eccola. La scimmia si è bypassata in due candelotti di dinamite. Allora, voglio vedere fino a che ondata arriviamo. Voglio resistere il più possibile, ti giuro. Intanto iniziamo ad arrivare all'oro, poi... Ok. Appena arriviamo all'oro, il resto è solo futile. No, mancato... No, abbiamo perso il moltiplicatore. In ogni caso siamo a 10.000 punti. Il resto... conta relativamente poco, come ho detto. Quante sono? Ci ha provato, eh? Ci ha provato quella lì ad arrivare fino in fondo. Tanto ormai non mi importa più dei punti, lo sto solo facendo per vedere fino a quanto arriviamo. 5 ondate. Dai, va bene, mi fermo qua. Quante sono, Dio mio. Vai. Puff, puff, puff. Più 250 per il nuovo record. Beh, che dire. Quanto è soddisfatto lui. Ah, ecco, io me la ricordavo che c'era questa morte. Non mi ricordavo come si attivava. Che bello che è. Mi ricordavo gli cadesse anche la mascella.